Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Tutti noi ormai conosciamo la storia del Raticate di Blue, il quale si dice sia morto e quindi rimosso dal team del nipote di Hawk. Ma questo non è l'unico caso nel quale un Pokémon di questo allenatore è scomparso nel nulla. Infatti, sia come capopalestra di Smeraldopoli in Pokémon Oro e Pokémon Argento, sia come sfidante dell'albero della lotta in Pokémon Sole e Pokémon Luna, Blue cambia alcuni dei suoi Pokémon, in particolare sembra scomparire del tutto il suo starter. Ma chi è effettivamente lo starter di questo allenatore? In realtà non è una domanda così banale, in quanto come Red ne ha tecnicamente due. Se difatti nei giochi il suo starter per eccellenza dovrebbe essere Blastoise, cosa confermata tra l'altro da Pokémon Origins, in Pokémon Giallo il suo starter è un Eevee, che nel corso della trama si evolve in una delle tre sue evoluzioni di prima generazione. Sta di fatto che a partire dal sequel della prima generazione, ossia Pokémon Oro e Pokémon Argento, sembra che Blue si sia dimenticato del suo starter, non avendo nel suo team né un Blastoise né una Eeveelution. C'è anche da considerare che per lo sviluppo del suo team è stato fatto un po' di mashup. Se infatti il team di Rosso è rimasto quello di Pokémon Giallo, quello di Blue sembra essere quello di Rosso e Blu. Ma ovviamente non sarebbe stato possibile inserire anche uno dei tre starter di Kanto nel suo team, avendoli già tutti Red, e quindi per mettere una pezza alla situazione un po' compromessa, a Blue è stato rimosso il suo starter, qualunque esso sia. Dunque la situazione è spiegabile forse con un paradosso creatosi dopo la prima generazione. Prendendo infatti il Rosso di Pokémon Giallo e il Blu di Pokémon Rosso, si sono mescolate due dimensioni che avrebbero dovuto rimanere totalmente separate. Difatti la prima generazione si sviluppa su due universi di gioco, per intenderci, quello in cui gli starter sono Charmander, Squirtle e Bulbasaur è uno, e poi c'è quello dove invece abbiamo solo Eevee. Facendo saltare questo parallelismo, tra le due versioni, Blue ci ha rimesso uno starter che avrebbe scombussolato troppo. C'è da chiedersi ora come mai non sia stato scelto il Blue di Pokémon Giallo per Pokémon Oro e Argento. Forse il suo team era troppo debole? Secondo me sarebbe bastato cambiarlo senza rimuovere il suo starter, in questo caso Eevee. Purtroppo sembra quasi che Game Freak abbia sbagliato qualcosa nel passaggio da prima a seconda generazione. In sunto, la teoria conclude che, per quanto triste la cosa possa essere, lo starter di Blue sia andato perso passando da Rosso e Blu ad Oro e Argento, per poi non tornare mai più all'interno dei giochi. Se vogliamo essere più dolci, potrebbe averlo liberato per chissà quale motivo, o forse peggio, rinchiuso nel box come un qualsiasi Bidoof. Voi cosa ne pensate? Che fine ha fatto secondo voi lo starter di Blue? Mi raccomando, scrivetelo in un commento qui sotto per far sapere la vostra opinione. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e rimanete sintonizzati perché a breve uscirà il nuovo Let's Play che ho deciso di portarvi. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!